Ciao ragazzi, benvenuti nello speciale Capodanno. Allora, io non so sinceramente se festeggiamo l'arrivo di un nuovo anno oppure salutiamo quest'anno del cavolo perché ci ha portato solo problemi. Comunque qui, come potete vedere, ho gli scoppietti, noi ogni anno festeggiamo, spero che quest'anno festeggiare si porterà fortuna. Chiaramente, non so da voi, però nella mia città hanno messo il divieto che non si possono fare i fuochi d'artificio. Però essendo che io sto in un'abitazione privata e anche all'ultimo piano, quindi sopra non ci stanno persone, noi lo facciamo ogni anno, sperando che l'anno che verrà ci porti veramente tanta fortuna perché il 2020 è stato disastroso. Comunque, che cosa c'ho qui? C'ho queste che non so cosa sono. Poi c'ho, vabbè, fontanine, altra fontanina. Poi ho questi qua. Poi ho questi che sono adatti anche per i bambini che fanno soltanto scintille ma non sono pericolosi. Poi ho questo missile. E per in gran finale ho questo. Invece, andando a vedere sotto l'albero, ci abbiamo praticamente, allora, una cosa di spumante, poi questa scatola. Qui dentro ci sono i cioccolatini perché è nostra tradizione mangiare i cioccolatini la sera della vigilia. C'è una tradizione di famiglia, non abruzzese, cioè della mia famiglia, noi ogni anno, da un po' di anni, mangiamo i cioccolatini, cioè chiaramente dopo aver fatto il cenone, e poi chiaramente ci sarà pure un panettone farcito a cacao, però ce lo mettiamo stasera, perché se no stasera quel panettone sicuramente non ci arriverà. Io e la mia mamma abbiamo appena finito di preparare il cenone. Praticamente, ragazzi, scusate se rido, però ci è caduto mentre mettevamo a posto un pezzo di salsiccia e il gatto, invece di mangiarlo, ci sta praticamente giocando a palline. Aspetta, ve la faccio vedere perché è molto divertente. Questo si mangia comunque. Sta qua, si mangia. Sì, qua hai fatto cadere tutto tu. Praticamente, se non l'avete ancora capito, il gatto che noi abbiamo, questo qua, proprio questo qua che vedete, che sto inquadrando, è un delinquente perché ci ha fatto cadere praticamente tutto sul pavimento e a noi tocca ripulire. Poi praticamente sta ancora giocando con la salsiccia. Io gliela metto praticamente nella ciotola e lui, anzi lei, ci gioca. E dai però, non puoi far così. Dai, su, questo si mangia, porca miseria, si mangia. Dai, metti, dai, mangia, tieni, già, dai, da brava, sì, si mangia, si mangia. Pazienza. E l'ha rifatta cadere un'altra volta, ragazzi. Cioè, ma non si può però così, e dai. Cioè, praticamente la princesa se ne è scappata per il corridoio con la salsiccia in bocca. Oddio. Cioè, non sono riuscita a riprenderlo, però era divertente. Lasciamo perdere. Sempre io non concludo mai uno speciale la sera quando vado a dormire perché, ragazzi, praticamente
Praticamente siamo a Capodanno, però c'è la sera del primo. Stamattina mi sono svegliata praticamente tardissimo perché ieri abbiamo fatto tardi. Pranzo veloce, poi ho dormito tutto pomeriggio. Mi sono svegliata più o meno adesso. Giusto per cenare, quindi lo speciale. Ragazzi.